Iniziamo un po' questo nuovo format, ragazzi. E lo iniziamo da Bologna, siamo alla McFit. Entriamo dentro, vediamo com'è la reception, com'è l'entrata, vediamo i macchinari, vediamo un po' di cose. Ok, adesso andiamo, che la prova gratuita ce la posso far fare tranquillamente, quindi la cosa mi piace molto. Andiamo a vedere com'è questa palestra McFit. Beh, ragazzi, devo ammettere che sta McFit è proprio figa, eh? Adesso ci stiamo preparando, stiamo prendendo pre-workout, barrette eccetera, e poi dopo iniziamo l'allenamento. Allora, prima cosa molto importante, gentilissimi, la prova gratuita si può fare. Ci siamo iscritti prima, ovviamente tutti e quattro, perché abbiamo dovuto lasciare mail eccetera, però devo dire molto gentili, molto preparati e mi sto già trovando molto bene. Direzione spogliatoio, cazzo, ci abbiamo fatto mezz'ora. Guarda, due piani, oh! Questi sono gli spogliatoi uomini, mi sembra un po' piccolino sinceramente. Allora ragazzi, diciamo che la parte sopra è mista tra rack, panche, cavi, attrezzi per le gambe, manubri a corpo libero eccetera. Marca mai vista, mai sentita, Gym 80, quindi non si parla né di tecnici impanate, di niente del genere, Gym 80. Adesso scendiamo giù al piano di sotto, perché oggi alleniamo il petto. Allora, siamo al reparto di sotto, siamo alla zona di sotto, dove ovviamente ci sono tutti i macchinari cardio, e sono tutti questi, che sono una sfilza incredibile tra tappeti, ellittica, bike, scale eccetera, e qui siamo tutto techno gym, ok? Mentre invece i macchinari isotonici sono tutti gym 80, ok? Diciamo, è simpatico perché sono racchiusi per ogni gruppo muscolare in una stanza. Vedete, per esempio c'è la zona petto, che è la zona dorsale, e qua c'è la zona del leg extension e leg curl, ripeto, mi piace, è simpatica. Però siamo, allora, per quanto riguarda i macchinari isotonici gym 80, e per quanto riguarda i macchinari cardio con i macchinari cardio sono tutto techno gym. Ok ragazzi, bene, adesso cominciamo l'allenamento. Super serie con questo. Allora ragazzi, obiettivamente non mi piace come lavorano, anche perché la Chest Press lavora a corpo unico, quindi non ha le braccia che vanno ognuno per conto loro. Quindi la parte destra, che è quella più attaccata alla zona pesi, al reparto pesi, quindi quella a mio avviso non lavora bene. Non lavora bene perché sembra che il peso sia caricato tutto molto di più sulla parte destra che sulla parte, che è bilanciato da tutte e due le parti, quindi non mi piace. Mentre la pec per le croci mi piace, funziona bene, lavora bene. Sì,
simpatico perché in fondo hanno questa zona, diciamo, corpo libero, sì, corpo libero, dove abbiamo bike, vogatori, trazioni, e in più hanno fatto una simpatica, una cosa simpaticissima per le donne, hanno fatto la Lady Corner, Lady solo per le donne, infatti è tutta rosa, dove c'è il thrust, stacchi, squat, trazioni, bellina, bellina. Però ragazzi, vi devo confessare sinceramente che i macchinari sono messi molto alla così, alla cavolo di cane, mischiati nel mezzo, gambe, braccia, non si capisce bene, il petto è un po' di sopra con i macchinari un po' di sopra, insomma sinceramente non mi, molto confusionario come palestra, ma tantissimo, non mi piace, vi dico sinceramente, i macchinari qui della Gym 80 non mi piacciono assolutamente. E poi c'è un piccolo reparto Tecno Gym, della serie per il core, per petto, spalle, ok, però dico la verità, non mi piace affatto, sono proprio sincero. Allora ragazzi, saliamoci di sopra perché obiettivamente forse per noi i macchinari più, un pochettino più adatti sono di sopra, e diciamo che di sopra probabilmente il reparto per noi raga, panche, croci, non ci sono macchinari, ma soltanto, cioè non ci sono macchinari isotonici, ma soltanto macchinari per corpo libero, quindi ci mettiamo a lavorare qui. Allora ragazzi, continuiamo con l'allenamento del petto, siamo saliti nella stanza di sopra, manubri molto belli, macchinari molto vecchi, soprattutto le panche molto vecchie. Andiamo all'allenamento. Tommy. Raga, era un po' che la cercavo. Questa spacca, questa è fighissima. Croci, questa con le croci guidate è veramente un macchinario eccezionale. Vi faccio acquistare 2 punti alla McFit per questo macchinario. Proviamo ragazzi una T-bar diversa dalla mia. Qui abbiamo l'appoggio del busto, le gambe che si portano dietro, quindi non andiamo affatto a sforzare la schiena. Molto, molto buona per, diciamo, un neofita, è uno che comunque vuol provare a fare la T-bar non a corpo libero. Andiamo. Sì, questo è l'Aero come ce l'ho io, e sinceramente non lavora bene per niente, non mi piace come lavora, non è che voglio, per carità, però sta Gym 80 non mi piace, questi macchinari isotonici per me non sono fatti bene, però è un'idea mia ragazzi, è solo mia, è un giudizio che do io a questa marca, tutto qua, non è che ce l'ho con loro, per carità, non mi piace. Ho trovato questo macchinario veramente simpatico per i tessuti. Obiettivamente, come vi ho detto prima, a macchinari isotonici sinceramente un po' scarso e poca qualità, sono sincero. Quindi diciamo che per i neofiti non è a mio avviso la palestra adatta. Però ci sono delle cosine simpatiche, tipo prima la T-bar, questo, che comunque sono, diciamo, fattibili anche per ragazzi che cominciano da poco, ok? Ma andiamo in giro. Sono tutti squilibrati. Ragazzi, qua c'è il pacco pesi alla mia destra, io sento il tricipite destro che esplode, mentre il sinistro lavora poco, sono squilibrati, non sono fatti male. La stessa cosa la sentivo per la chest che vi ho detto prima. Non mi piace, non mi piace, non lavorano bene, il tricipite destro ragazzi è diventato così, il sinistro, quindi bocciati. Allora ragazzi, finiamo con un classico, bicipiti Z, push down corte,
qui non ci possiamo sbagliare. Venite con me. Raga, questa è la sala corsi. Figa. Bella grande, spaziosa, areggiata benissimo perché c'è l'aria condizionata, si sente. Quindi area corsi aggiudicata, grande McFit. Stiamo per uscire dalla McFit, ragazzi. Allora, vi voglio soltanto, vi porto in un posto dove sinceramente a me non è piaciuta granché la cosa, che è questa. Cioè praticamente tu qui puoi prendere tutto quello che ti pare, ok? L'unico problema è che ti devi iscrivere, devi fare la tessera, devi inserire dentro i soldi, con la tessera devi mettere qui la tessera, devi fare, insomma è una cosa un pochettino lunga. Noi siamo arrivati, abbiamo perso mezz'ora per fare tutto, e quindi è una cosa che secondo me è un po' una pecca, però sono convinto che in tutte le low cost è così, però ve lo farò sapere. Bene ragazzi, facciamo la nostra chiusura del video McFit di Bologna. Allora, io ho inquadrato dei punti principali che dovrebbero essere 7 fino a prova contraria. Partiamo dal primo: struttura esterna. Appena siamo arrivati, sicuramente ci ha colpito molto, tutta colorata, insegna bella grande fuori McFit, parcheggi lungo la zona laterale, bella struttura, veramente invitante, quindi voto 9. Entriamo, ok? Quindi reception e accoglienza, facciamo un unico punto che è il secondo. Bella reception, tornelli per entrare, quindi se non hai ovviamente la tua tessera non entri. Accoglienza buona, molto buona, quindi io darei un bel 8. Terzo punto, struttura interna. Molto bella, molto accogliente, luci soffuse, tutte colorate con delle cose che si appendevano, eccetera. Quindi io direi, come struttura interna, veramente molto, molto curata e molto bella. Voto 9. Parliamo del quarto punto, ragazzi, che è lo spogliatoio. Rispetto alla struttura della palestra, veramente scarso. Scusa, McFit, ma ti do 5 perché scarso e molto piccolo. Passiamo al punto numero 5. Ragazzi, la marca degli attrezzi. Allora, io è tanto tempo che sono in questo campo. La Gym 80 obiettivamente mai sentita nominare. Qualche volta così, ma una marca sicuramente americana, non certo italiana, ma non certo famosa. Quindi marca degli attrezzi e come lavorano gli attrezzi, per me 5, perché li ho provati e sinceramente, soprattutto nei macchinari isotonici, veramente fatti. Sesto punto, ragazzi, la pulizia. Ecco, qui devo dare un bel voto 9, perché comunque noi siamo arrivati la mattina, palestra pulitissima, spogliatoi pulitissimi. Quindi ragazzi, ripeto, voto 9, brava McFit. L'ultimo punto che volevo prendere in considerazione era il costo di entrata. Non sto, ragazzi, a darvi il costo degli abbonamenti e tutto, perché saranno veramente molto lunghi. Costo d'entrata. Ragazzi, la McFit non fa pagare, ti devi iscrivere, sono un pochettino lunghetti, eccetera, eccetera, però non fa niente. La McFit ti fa fare il giorno di prova, quindi voto 10. Mi dispiace, McFit, molto bravo. Bene ragazzi, abbiamo fatto la chiusura del video della McFit e quindi l'ultima cosa che vi dico è iscrivetevi al canale CeccoPT e cliccate sulla campanella per rimanere sempre, sempre aggiornati. Anche perché ragazzi, oltre al food, ho deciso di portarvi questo nuovo format che è quello delle palestre e di cose riguardanti comunque il mantenersi in forma. Perché ragazzi, voi dovete sapere che se volete mangiare, dovete anche mantenervi in forma e diventare con me.